Live Data Summit Connect, abbiamo qui con noi Cisco, casa dell'innovazione in chiave open source. Dove sta andando l'innovazione di Cisco? L'innovazione non si ferma mai. Noi come Cisco, proprio quest'anno che si è chiuso, abbiamo raggiunto circa 7,5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, in investimenti in ricerca e sviluppo, e abbiamo passato abbondantemente le 200 acquisizioni. Ed è un anno eccezionale, questo numero di investimenti è aumentato dell'11% anno su anno, quindi grande investimento in innovazione, ma è un'innovazione diversa. Non è più un'innovazione su facciamo nuovi prodotti, facciamo nuove feature, ovviamente non solo quello, ma soprattutto sostenibilità, apertura, quindi open platforms, open source, e anche usabilità. Quindi oggi l'innovazione si misura anche su quello, ed è per questo motivo che siamo qui. In parte ha già citato l'open source, vediamo in questo disegno di innovazione, in questo percorso innovativo, come si innesta la partnership con Red Hat e in generale il vostro percorso con l'open source. E con Red Hat abbiamo una partnership molto solida perché siamo complementari. In effetti le piattaforme applicative, le piattaforme infrastrutturali hanno bisogno l'una dell'altra. Ed è per questo motivo che uno dei grossi investimenti che stiamo facendo insieme a Red Hat è quello di investire sui nostri partner tecnologici che porteranno poi le implementazioni presso i clienti. Quindi laboratori congiunti e quindi anche molto sforzo nello sviluppo congiunto, per esempio di piattaforme per infrastrutture ibride con OpenShift. Abbiamo quindi citato già un percorso congiunto, vediamo qualche altra attività e iniziativa e dove vi portano i prossimi passi insieme. Assolutamente, siamo effettivamente solo all'inizio di questa avventura insieme, c'è tanto da fare. Abbiamo detto degli ambienti ibridi, abbiamo detto dell'ecosistema dei partner, ma il grosso hype oggi, la grossa notizia la fa sempre l'intelligenza artificiale. E quindi la collaborazione che sta iniziando proprio adesso sui temi di intelligenza artificiale con OpenShift AI e le piattaforme infrastrutturali Cisco sarà il grande investimento che faremo insieme nel futuro.